Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde e oggi vi mostrerò come vestirsi da Jason, ragazzi. Da Jason, ovvero quell'assassino che tagliava le teste con la motosega nel film Horror Venerdì 13. Allora, vi ricordo prima di iniziare che non sto copiando Kill It or Ice, anche perché comunque lui fa video di cosplay, io invece non ne faccio. Però ragazzi, dato che comunque provando dei vestiti ho trovato questi completi per appunto vestirsi da come Jason, ho voluto anch'io portarlo sul canale. Per prima cosa dovete entrare in un qualsiasi suburban della mappa, fuori, dentro Los Santos, non importa. Una volta fatto ciò dovete semplicemente avvicinarvi alla commessa per provare i completi. Fatto ciò dovete trovare i completi tute. Una volta fatto ciò dovete confermare la tuta blu navy. La confermate o comunque la comprate se non l'avete, comunque non costa più di 50.000 dollari. Una volta fatto ciò semplicemente dovete andare su maschere, quindi aprire il menu inventario col touchpad oppure select, e dovete praticamente trovare la maschera da ok punti, ovvero questa qua. Allora, ce ne sono due da ok, questa qui che è più chiara e questa più scura. La faccia di Jason è comunque scura, quindi vi consiglio di mettere questa che sto utilizzando io, ovvero quella più scura. Una volta che avete messo queste due cose, semplicemente avvicinatevi dalla parte degli accessori, andate su guanti e dovete mettere i guanti di pelle neri. E ragazzi, come potete vedere, il vostro personaggio è simile a Jason. Ragazzi, una volta fatto ciò andate per salvare il completo vicino alla commessa, quindi salvate il completo. Una volta che l'avete salvato, semplicemente ce l'avete tra i completi salvati. Quindi ragazzi, come potete vedere, sarete più o meno uguale a Jason, specialmente se prendete il martello in mano, perché purtroppo la motosega su GTA non l'hanno messa. E spero proprio di sì, perché sarebbe un'ottima arma. Ragazzi, purtroppo come ben sapete non posso più portare glitch nel canale, altrimenti c'è il rischio che la Rockstar segnala a YouTube di chiudermi il canale. Quindi per evitare tutto ciò preferisco portare gare malate e cose molto divertenti. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, un commento, iscrivetevi al canale e da OrcoVerde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!